Eccoci qui, 17 minuti dopo le 9, abbiamo parlato di Luca Palamara, è il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Nel 2008 l'ha eletto il parlamentino del sindacato delle toghe con il voto unanime delle tre componenti che guidano l'associazione Unicost, Magistratura Democratica e Movimento per la Giustizia. Rispetto alla vicenda Iannelli-Siringo non ha fatto un granché, anche perché ha chiesto l'archiviazione del caso dei ragazzi uccisi nel 2006 a Kabul. Da una dose di eroina purissima sono stati assassinati. Lui non solo accetta passivamente quella che è la versione cosiddetta ufficiale, ma c'è un aspetto che è fondamentale per capire quanto non sia indipendente la magistratura nel nostro paese e quanto questo condizionamento derivi in modo determinante, purtroppo, la giustizia nel nostro paese sempre. Cosa succede? Tu un mese dopo la morte di Stefano vai a Kabul? Io un mese e mezzo dopo la morte di Stefano, due mesi e mezzo credo dopo la morte di Stefano, vado a Kabul perché volevo parlare con le persone con cui aveva lavorato, che lo avevano conosciuto in questo ultimo periodo così particolare. E parlo un pochino con un po' di persone, vengo a sapere delle cose un po' curiose, che poi riferisco al PM. E il PM pensa di voler archiviare come morte in conseguenza di altro reato, che tradotto vuol dire pensare che questi ragazzi comunque fossero tossicodipendenti, che qualcuno gli abbia ceduto una sostanza troppo forte che li ha portati alla morte. Quindi non si tratta di omicidio, ma morte in conseguenza di altro reato. Vuol dire, se tu non ti droghi, nessuno ti dà la droga, per cui il primo reato è lo spaccio, la conseguenza è la morte. Per cui sì, se ne lavava le mani, i due ragazzi si erano dati la morte, tra virgolette. Però chiede ci dice a me, al mio avvocato, ci comunica che ha intenzione di archiviare con questo codice di reato, e ce lo dice verso la fine del 2007. E noi chiaramente ci opponiamo, comunque facciamo delle memorie difensive, perché lui ci pubblica gli atti in modo che noi possiamo dare un'occhiata. E già dagli atti risultava evidente che stava sbagliando, che non era quella la strada. Comunque lui aspetta molto perché presenta la richiesta di archiviazione con questi stessi atti nell'ottobre del 2009, cioè due anni dopo che ci aveva dato gli atti, senza fare nulla in più, perché questa indagine è rimasta ferma. Che succede? Io finalmente nel 2007, quindi fine 2007, ho in mano gli atti, ma io a Kabul ero stata nell'aprile del 2006. E dagli atti mi rendo conto che c'era una cosa che mi avrebbe fatto molto comodo quando andai a Kabul, perché dopo neanche 48 ore dal ritrovamento dei corpi, i ragazzi sono stati trovati in guest house la mattina del 16 febbraio 2006, con una mail datata 18 febbraio 2006, un ex procuratore messicano che lavorava lì al progetto Giustizia, che conosceva personalmente Yendi e superficialmente Stefano, scrive al PM dicendo: guardi, io le devo comunicare delle notizie in relazione alla morte di questi due ragazzi, perché sono convinto che perché Yendi mi ha confidato qualche giorno fa di aver scoperto una distrazione di fondi tra Idlo, presso cui lavorava, e UNOPS, un'altra società, un'altra organizzazione dell'ONU, e distrazione di fondi di cui aveva già carte in mano, e per cui stava cercando ulteriori altre prove. Queste sono proprio le parole nette, cioè il nero su bianco. Se io avessi saputo che questo magistrato aveva mandato queste email, chiaramente quando ero a Kabul sarei andata a parlare anche con lui, che all'epoca era lì. Quindi noi chiediamo ripetute volte nelle nostre memorie difensive e successivamente nell'opposizione alla richiesta di archiviazione di contattare questo magistrato, che aveva all'epoca rilasciato i suoi numeri. Questo magistrato è stato contattato dopo circa 5 anni, solo dietro ordine del GIP, la dottoressa Rosalba Liso, che, appunto, dico, la magistratura non è corrotta, non è, perché ci sono delle persone serie. Purtroppo si parla sempre della mela marcia, che in questo caso è scioccante, perché voglio dire, una persona che rappresenta un'organizzazione del genere, per cui muoiono tante persone per difendere la verità, che chiude gli occhi di fronte all'evidenza, vi assicuro, l'evidenza.
non ci voleva uno scienziato. Guarda, io questo te lo devo a te. C'è il pezzo di Gentiloni, Paolo Gentiloni. Noi ci siamo incontrati per la prima volta che Barbara oggi qui in studio. Sì. E gli ho detto, sei finita, ti sei incastonata nell'habitat ideale. Paolo Gentiloni, noi lo intervistammo nel 2005, era fine 2005, perché avevamo da poco prodotto in Italia, da un paio d'anni per vero, prodotto in Italia il film Plain Sight, la versione reale, la verità vera su come andarono le cose l'11 di settembre, perché poi tutto parte da lì. Paolo Gentiloni, riguardo le responsabilità dirette dell'amministrazione Bush e di quelle omissioni, quindi di una verità negata non solo agli americani, sollecitati tra l'altro da una commissione indipendente degli Stati Uniti, Paolo Gentiloni ebbe a difendere l'amministrazione Bush e lo fa anche da oppositore rispetto al governo dell'epoca, che è il governo Berlusconi bis e che è fortemente legato in quella liaison che va oltre la politica, gli intendimenti personali Bush e Berlusconi. Sentite cosa disse un onesto direbbe: credo che rispetto a quel film che mi avete fatto vedere voi c'è molto da ridiscutere in chiave verità. Sentite Gentiloni cosa disse. Io ritorno alla citazione da cui credo sia partito il vostro invito. Il New York Times, giornale liberal ma indipendente, dice che l'amministrazione americana dovrebbe chiedere scusa. Lo fa alla luce di una commissione d'inchiesta ufficiale negli Stati Uniti, che ovviamente ha confermato che gli attentati dell'11 settembre sono stati fatti da Al-Qaeda, come è vero ed è ovvio, che quindi smentisce le bufale, e attenzione perché le bufale poi alla lunga sono anche bufale un po' infami. È vero, la commissione indipendente disse che molto probabilmente Al-Qaeda era un'invenzione della CIA. Gentiloni nega quella verità. Ci chiamarono dall'Espresso, ricordo Laura Fedel, dall'Espresso ci chiamarono e ci dissero: Gentiloni sarà il futuro ministro delle comunicazioni italiane. E nel 2006, vincendo le elezioni, il centrosinistra ebbe proprio il margheritino Gentiloni come ministro delle comunicazioni, dato che venne confermato sia via Boncompagni che in zona ghetto ebraico, questa cosa qui.